Ma adesso sembrano esserci novità importanti per quanto riguarda la sparizione di Denise Pipitone, perché nelle ultime ore è stato ascoltato dalla procura di Marsala ed è stato ascoltato per ben 6 ore Gaspare Galeb, che all'epoca, lo ricorderete, era il fidanzato di Jessica Pulizzi, che peraltro nel corso degli anni venne accusato di falsa testimonianza al PM. Siamo a Mazara del Vallo, siamo con Maurizio Licordari, ben trovato Maurizio, eccoci qua. Tu peraltro, insomma, è un luogo che ormai riconoscete tristemente, sei proprio in via Domenico Labruna, dove è sparita Denise. Perché viene ascoltato di nuovo Gaspare Galeb? Perché viene riascoltato così a lungo, peraltro, Maurizio? Allora, ci sono alcuni elementi su cui possiamo fare subito delle riflessioni. Intanto dobbiamo partire da un punto, c'è una parola che ricorre, la parola è riserbo, riserbo massimo, forse anche maggiore rispetto a quello che c'è stato nel corso di queste settimane, di questi mesi, in cui questa vicenda, che sembrava ormai essere messa lì in un angolo, sembrava purtroppo tristemente chiusa, invece si è riaperta. Si torna a parlare di Denise Pipitone, si torna a sentire testimoni importanti, significativi di questa storia e si torna a farlo, però stavolta cercando di far sì che nulla trapeli. Dunque questa è la premessa che dobbiamo fare per dirvi che i dettagli delle circa sei ore di interrogatorio che ci sono state per Gaspare Galeb non sono state fornite. Tecnicamente non è neppure un interrogatorio, è un'audizione, è stato ascoltato, dicevamo prima, perché quello che possiamo dirvi con certezza e che ci ha ribadito anche il suo legale è che Gaspare è stato ascoltato come persona informata sui fatti, dunque come testimone. Ricorderete la storia, noi siamo proprio nel punto in cui tutto è iniziato, in quel terribile giorno, in quel primo settembre 2004, tutto partiva da qui, dal punto in cui è stata vista di fatto l'ultima volta Denise. Poi quello che è accaduto dopo è tutto da capire e in questa vicenda però il ruolo di Gaspare, che al tempo era il fidanzato di Jessica Pulizzi, che come ricorderete è stata processata ma poi anche assolta, certo, per il sequestro di persona, è comunque sicuramente significativo e sicuramente utile per gli investigatori e per gli inquirenti, che evidentemente in quest'ottica hanno cercato appunto di sentirlo nuovamente. Maurizio, gli inquirenti stanno arrivando nel corso appunto di queste settimane diverse testimonianze. Sono testimonianze che potremmo definire da un lato a scoppio ritardato, dall'altro forse interessanti. Ce n'è una in particolare che riguarda, ed è l'ultima voce che si è saputo, una lettera di un signore che racconta quel giorno di aver sfiorato un'auto che peraltro andava ad alta velocità nonostante ci fosse la fila per il mercato, di essersi accorto che all'interno di quell'auto c'era una bambina che non era serena in quel momento. Prima vediamo questa tua ricostruzione e poi ne parliamo. Le indagini vanno avanti, il riserbo è massimo per proteggere il lavoro fatto finora e provare a raggiungere finalmente la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone. 17 anni dopo, la procura è tornata a sentire alcuni dei personaggi rimasti in qualche modo coinvolti in questa storia. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato Gaspare Galeb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, l'unico imputato che ha subito condanne in tutta questa vicenda. Tra il 2004 e il 2006 venne ascoltato 6 volte dagli inquirenti, contraddizioni e incongruenze gli costarono 2 anni in primo grado per false informazioni al PM, nello stesso procedimento che vide la Pulizzi, alla fine, invece, assolta per il rapimento di Denise. Galeb al tempo aveva 18 anni, 2 giorni fa è stato nuovamente convocato in procura come persona informata sui fatti. Lo hanno ascoltato per quasi 6 ore per provare a ricostruire ciò che accadde quel pomeriggio. Nessuna indiscrezione e nessun dettaglio sui contenuti, sulla scorta della linea assunta da inquirenti e investigatori in questa fase, che hanno scelto e chiesto il massimo riserbo. Galeb non è l'unico protagonista della storia che è stato risentito. Dalla riapertura delle indagini sono arrivati in procura tanti dei personaggi che a vario titolo erano stati coinvolti nella vicenda. Non solo indagati, vecchi e nuovi, ma anche testimoni e persone potenzialmente informate sui fatti. Per ripercorrere tappa per tappa tutta la storia e cercare di capire se qualcosa in questi anni può essere sfuggito. Basterebbe poco, anche un semplice dettaglio per riaccendere la speranza.
Maurizio, dicevamo di un dettaglio raccontato in una lettera anonima da un signore che scrive agli inquirenti e dice: quel giorno, il 1° settembre del 2004, a quell'ora, proprio dove ti trovi tu, un'auto che sfiorava la sua, anzi addirittura che forse tocca con lo specchietto la sua, aveva a bordo una bambina. Cosa c'era scritto nel dettaglio in questa lettera, Maurizio? Allora, intanto questa è la famosa lettera, la possiamo definire così perché in realtà se ne è parlato in questi mesi, è la famosa lettera di questo testimone che è spuntato dopo 17 anni, ha tirato fuori alcune cose che ha raccontato di aver visto. È una lettera anonima che per questo ovviamente va presa con le pinze, insomma ricordiamo questi elementi perché è importante sottolinearli, si tratta comunque di una lettera anonima che è arrivata prima all'avvocato Frazzitta, l'avvocato della famiglia di Pieramaggio, di Denise, insomma, e poi anche alla trasmissione Chi l'ha visto, una lettera in cui si parla di un momento in cui sarebbe stata vista una bambina che non era esattamente qui, leggermente più avanti sulla strada che incrocia quella che vedete insomma in fondo a questa strada sulla destra, è una bambina che stava all'interno di una macchina. In questa macchina c'erano tre persone e secondo quello che è emerso appunto rispetto ai contenuti di questa lettera anonima, una delle tre persone era proprio Gaspare Galeb. Ovviamente ripetiamo però, noi non sappiamo, non conosciamo assolutamente i contenuti di questo interrogatorio che c'è stato nella giornata di mercoledì. Sappiamo che lui è stato ascoltato per circa 6 ore, non sappiamo in che termini, però ribadiamo quello che ci è stato detto più volte dall'avvocato di Gaspare Galeb, cioè che lui è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Sulla carta insomma dovrebbero essere due cose distinte e separate, però ovviamente questo in questo momento è difficile anche capirlo. Di certo c'è che, come dicevamo nel servizio, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sono stati riascoltati moltissimi dei protagonisti di questa storia e questo evidentemente vuol dire che ci sono degli spunti investigativi che sono emersi che stanno spingendogli la procura di Marsala a andare a risentire tutti, compreso Gaspare Galeb, che era una delle persone che erano state ovviamente sentite. Non solo, perché oltretutto Gaspare Galeb, lo ricordiamo, venne accusato di falsa testimonianza, processato, condannato a 2 anni di carcere. Molte le contraddizioni nel suo racconto. Torniamo a sentirle con Alessandro D'Alessandro. A 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone continuano le indagini degli inquirenti e al centro dell'attenzione c'è di nuovo Gaspare Galeb. Incongruenze e contraddizioni hanno segnato il suo percorso fin dal giorno della scomparsa di Denise. Dalle 2 chiamate ricevute da Jessica quella mattina con cui dice di non aver parlato e che smentiscono che abbia dormito a casa della zia fino alle 13, come ha affermato la polizia, alle intercettazioni registrate dalle cimici quando viene convocato 10 giorni dopo dalla scomparsa di Denise insieme a Jessica e Anna Corona nella stazione di polizia di Mazara del Vallo. Nell'attesa dell'interrogatorio, Anna Corona detta la linea mentre Galeb mostra segni di stress e tensione. È da 3-4 anni che mi vanno le cose sempre più male. Gaspare, coraggio, tu ne hai fiducia in me? Mi stimi? Sì. Mi vuoi bene? Sì. Non ti scordare certi momenti nostri che sono solo nostri. I militari portano poi Gaspare in un'altra stanza per interrogarlo e quando esce racconta di essere stato malmenato, chiama i carabinieri e ha una crisi di nervi. Dopo aver ricevuto le cure necessarie ritorna dalla polizia e i microfoni intercettano un altro dialogo molto disturbato tra lui e Jessica Pulizzi. Vanno a cercare ora la bambina, dice Gaspare a Jessica. Di quale bambina parlano i due? Si tratta di Denise? Cosa le hai fatto? Chiede poi Gaspare a Jessica. Jessica abbassa la voce e bisbiglia: ma misi d'intra, l'ho messa dentro. Sul contenuto di questo dialogo i periti di parte si sono scontrati durante il processo. Il nome di Galeb compare ora anche nella lettera anonima che è stata inviata giorni fa a Giacomo Frazzitta, avvocato di Pieramaggio. L'anonimo sostiene di aver visto il giorno della scomparsa di Denise 2 donne e Galeb in un'auto con alla guida il giovane e con una bambina che chiedeva aiuto. Galeb continua a ripetere di essere innocente. Gli inquirenti continuano a chiedersi ancora oggi perché, soprattutto nella prima fase delle indagini, ha mentito. Eccoci, noi siamo sempre con Maurizio. Ricordare, al di là di Galeb, come ci ha detto, tutte le persone che sono state interessate dalla vicenda di Denise Pipitone, che dura da 17 anni, vengono riascoltate in queste ore dagli inquirenti. Nonostante il massimo riservo, c'è una linea, secondo te, che stanno seguendo? Anche su questo è difficile comunque andare a vedere dove stanno puntando dalla procura di Marsala.
La sensazione in questo momento è che si stia cercando soprattutto di confrontare alcune delle testimonianze, perché come abbiamo raccontato più volte in questi mesi, ci sono delle persone che nel corso del tempo hanno modificato i loro racconti, forse semplicemente perché è passato tanto tempo, sono passati 17 anni, non dimentichiamolo, però nei racconti leggermente o in maniera significativa modificati potrebbe nascondersi anche qualche informazione in più, perché ipotizziamo, magari in qualche racconto di 17 anni fa potevano non esserci dei dettagli che invece sono emersi. La sensazione è che la procura voglia veramente sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, da ogni dubbio che qualcosa non sia andato come doveva andare nelle indagini, cosa che si è più volte detto in questi anni e che spesso insomma è un dubbio che abbiamo avuto, che si è avuto vedendo da fuori questa storia. E l'idea è che la sensazione è che appunto si stia cercando di recuperare tutti i contenuti, confrontarli con quelli che erano i contenuti di 17 anni fa e capire se tra le varie versioni, dicevamo, ci sono delle variazioni che possono cambiare un po' la storia. Certamente non possono cambiare quello che è successo quel giorno, ma magari possono aiutare a capire che cosa è successo dopo, perché quello è ovviamente l'elemento fondamentale. Questo è l'obiettivo un po' di tutti, ovviamente prima di tutto della famiglia di Denis Pipitone, ma in generale di tutti quelli che seguono questa storia, cioè la speranza di avere qualche indicazione per scoprire che fine abbia fatto Denis. Quindi rianalizzare tutti i dettagli, ripartire da quel primo settembre 2004, Denis affidata alla nonna materna perché Piera ha un corso di formazione. Torniamo a quella giornata, Flavia Marimpietri. Ore 8:30, Mazara del Vallo, è il primo settembre 2004. Piera Maggio esce di casa per andare ad un corso di informatica e affida i figli Kevin e Denis alla madre Francesca Randazzo. Ero anche un po' in ritardo, dichiara, perché alle 8:30 mi dovevo già trovare al corso. Il tempo di sistemare, ho affidato i figli a mia madre. Ore 9:30. Vedendo la nonna indaffarata nel preparare il pranzo, il vicino Agostino Galici porta con sé Denis Pipitone a fare alcune commissioni in auto. Una sosta in tappezzeria, un incontro casuale con il padre naturale di Denis, Pietro Pulizzi, che passa in camion. Una sosta al bar per prendere dei cornetti, poi Agostino Galici e Denis vanno da un fioraio non lontano dalle loro case. Ore 11. Denis passa mezz'ora a casa di Galici e della moglie Fiorella, poi raggiunge in garage la nonna Francesca. Ore 11:20. La nonna ha acceso il fornello sotto all'acqua per la pasta. Si pranza alle 12. Sale con Denise sul terrazzo dell'edificio. Nonna e nipote giocano, raccolgono degli animaletti. Alle 11:30 scendono di nuovo in garage. La nonna inizia a cucinare, con il viso rivolto dalla parte opposta alla strada, e Denise, dopo aver gettato gli animaletti raccolti in strada, si mette a giocare in garage alle spalle della nonna. Tra le ore 11:35 e le ore 11:37, Denise esce in strada. Insegue correndo il cuginetto Salvatore, 6 anni, lungo la via Bruna, fino alla casa di lui. Il bimbo entra nel giardino, chiude il cancello, così da non farvi accedere Denise, ed entra nell'abitazione. La madre conferma, mentre il figlio entrava in casa, di aver visto attraverso il vetro specchio della porta d'ingresso il viso di Denise, con le mani appoggiate sul cancello d'ingresso. Non si preoccupò, pensando stesse in compagnia di un adulto. Invece Denise era sola e quella fu l'ultima volta che venne vista da un suo familiare. Ore 11:37. Denise si trova da sola in strada. Da quel momento di lei si perde ogni traccia e la bimba scompare nel nulla. Ore 12:30. La sorella di Piera Maggio avvisa della scomparsa di Denise, Pietro Pulizzi, padre naturale della bambina. Ore 12:31. Pietro avvisa Piera Maggio. Nostra figlia è scomparsa. Maurizio, salutandoti, sei sotto casa di Piera Maggio, ti chiediamo di fatto quali sono anche i sentimenti con i quali la mamma continua a vivere anche in queste ore in cui la Procura di Marsala comunque sembra aver dato un'accelerazione all'inchiesta anche con queste nuove audizioni, come ci hai raccontato, come le sta vivendo 17 anni dopo? C'è una parola ricorrente anche qui, oggi parliamo di parole ricorrenti e lo facciamo anche rispetto allo stato d'animo di Piera Maggio. La parola ricorrente resta sempre la stessa ed è speranza, ovviamente c'è la speranza che tutto questo possa servire a portare delle novità importanti e possa produrre dei risultati. Nello stesso tempo c'è anche grande rispetto del lavoro che stanno facendo in questo momento gli inquirenti e naturalmente la prudenza che inevitabilmente in questo momento bisogna avere, anche perché fino adesso abbiamo, in questi mesi abbiamo raccontato tante novità
però poi alla fine di concreto in questo momento ci sono elementi che si stanno analizzando. Ecco, l'obiettivo è dare il tempo alla procura di analizzare correttamente tutti questi elementi e arrivare a, speriamo, un risultato. Lo speriamo noi, lo spera certamente ancora di più Pieramaggio, in generale tutte le persone che vogliono bene a Denise e che si augurano che possano arrivare buone notizie. Grazie Maurizio. Sì, la sensazione è che magari davvero in questa estate, magari prima del primo settembre, della data dell'ennesimo anniversario, qualcosa di nuovo, di importante possa uscire dalla procura di Marsala, che ha dato una netta accelerazione a questa inchiesta.